Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi andremo a scoprire assieme il nuovo aggiornamento. Sì, perché io questa settimana mi sono persa tutti i video di Adopt Me e non ho idea di effettivamente che cosa sono andati a fare. Cioè, so che hanno, riguarda qualcosa per le case. Non ho capito se hanno aggiunto delle case, se... Non lo so, forse si possono aggiungere dei piani, forse si possono ingrandire, rimpicciolire. So solo questo, però effettivamente non ho visto che cosa si può fare. Quindi direi di entrare subito e andare a vedere che cosa hanno combinato. Sì, perché sono molto curiosa. Riguarda appunto la costruzione, che è una cosa che a me piace tanto, anche se purtroppo non ho molto tempo. Quindi andiamo a vedere. Allora, scusate, no, dove sto andando? Qui ci sono le nostre case. Direi di mettere, perché non so. Vediamo, vediamo, vediamo. Cambia casa, cioè. Come si fa? Come si fa? Dove possiamo andare? Andiamo. Qual è la mia tenuta? Qual è? Ah, questa. Perché vedete? Come. No. La casa. Si modifica, forse non è da qui, però mettiamone comunque una. Mettiamo questa piccola. Ok, go. Andiamo a prendere questa casa che non mi ricordo neanche se è arredata. Vediamo, 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 sì, guardate, questa è la mia prima casa. Tra l'altro, se siete curiosi, no, beh, stavo pensando, ci faccio un video, ve la faccio vedere, ma è finita. Il bagno è così, dico, Anna. È finita! Non c'è niente da vedere, ragazzi. Scherzavo, ecco, l'avete vista. Questa è la mia prima casa di quando io giocavo, che nemmeno registravo i video. O chi lo... No, forse magari i primi video io entravo da questa casa, diciamo. Quanti ricordi, ragazzi, già. Allora, comunque, non ci perdiamo in chiacchiere. Andiamo a vedere. No, questa è la mia casa, è sempre questa. Modifica casa. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Come si fa quella modifica? Mi sa che devo andare a vedere un video perché non ho idea. Ok, ragazzi, sono andata a vedere un video perché non avevo idea di cosa dovevo fare. Quindi dobbiamo uscire dalla casa. Andiamo effettivamente dal menu dove ero andata io, qui. E ragazzi, in alto c'è scritto. Perché io pensavo che era acquista casa, ma in realtà puoi sia acquistarla, suppongo, ma le case che già abbiamo, per esempio, vediamo. Ma queste sono le nostre? No, sono tutte. Vediamo, andiamo, questa è quella lì. Next. Fa, costruisci. Guarda dentro. Ah, questa è modalità anteprima. Esci da... Questa non c'era questa cosa. Qua cambiamo il colore. Ma costruisci. Scusate, ragazzi. Costruisci. Ah, più, 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 più. Ok, qui. Ah, no, qua si zoom. Scherzavo. E non lo so, raga. Ma se io faccio costruisci, ce ne compro un'altra. O forse questa non può essere modificata. Vediamo, proviamo un'altra. Questa ce l'abbiamo pure. Next. Non capisco. È che non voglio rischiare. Fatemi vedere questa casa. Perché, ok, questa è vuota. Ok, va bene. Allora, facciamo l'esperimento con questa. Andiamo avanti. Qui, costruisci. Vuoi comprare? Ma noi l'abbiamo già comprata. O non ce l'abbiamo, forse. Vabbè, compriamola, vediamo. Ah, tra l'altro abbiamo fatto una missione. Ok. Allora, andiamo di nuovo. Vediamo. Adesso questa qua ce l'abbiamo per forza. È questa, no? No, ragazzi, non capisco. Non capisco, non capisco. Come si fa? Ah, qua. Ah, ma ragazzi. Ma ragazzi, ho capito! Praticamente ci sono tre nuove case. Sì.
perché tutte le altre non c'è scritto perché sono vecchie. No, ci sono tre nuove case che andremo ad acquistare che si possono ampliare, capito? Per esempio, iniziamo da questo che costa di meno. Palazzo di lusso ampliabile, capito? Quindi noi potremmo comprare questo. Ah, quella è la che bella il seminterrato. Vediamo. Allora, sblocchiamola. Ah, perché costa Roblox? Allora, indietro, sono tutte Roblox? No, solo questa è Roblox. Questa invece è i soldini del gioco. Ok, allora, compriamo questa. Avanti. Andiamo, ragazzi, le sblocchiamo tutte quante. Quindi, costruisci. Vuoi comprare? Sì. Che colore l'abbiamo fatto? Vabbè, ora glielo modifichiamo. Ho capito. Non avevo capito, ragazzi. Adesso ho capito. Quindi, ecco qua. Questa è la casetta. Che carina comunque di base. Bellina. Allora, cambia casa. No, noi vogliamo ampliarla. Quindi, facciamo questa qui. Dov'è? Questa. Avanti. Ma di nuovo costruisci? No, però possiamo fare le espansioni. Vabbè, ragazzi, lo sapete, vi dico. Le voglio fare tutte. O dovevo farlo prima? Non lo so. Di che colore facciamo? Rosa. Però la voglio rosa antico. Ok, va bene, penso, non so se ne sto costruendo un'altra. Vabbè, in totale vieni quasi 2000. Abbiamo preso tutte le espansioni. Compra. Vediamo se me ne compro un'altra. Giusto per capire. Ok. Ah no, no, questa è... Non me ne acco... No, sì. Questa vendiamola. Vendi. Ma ci prendiamo i soldini almeno quando la vendiamo? Sì. Ma non ancora. Ah, bravi che hanno fatto questa cosa, ragazzi. Vedete che vi chiede la conferma. Sapete quante case ho venduto io per sbaglio? Meno male che l'hanno fatta questa cosa. Comunque, ok. Quindi questa qua la dovrebbe... Ok, tolta. Perfetto, andiamola a vedere. È già tutta completa. C'è pure il seminterrato. Ma che bella! Questa è la mia casa nuova preferita. Ma già così, arredata così. Bellissima. Allora, penso che questa era di base. E noi abbiamo preso forse l'espansione. Questo è bellissimo. Ah, guardate, questa è l'espansione del seminterrato. È grandissimo però pure questo. Cioè uno ci può fare un altro appartamento. Wow, che bella. Però molto grande. E entriamo dall'altra parte, vediamo. O abbiamo semplicemente fatto il giro. Vediamo. No, sempre da là, ok. Quindi di là si va verso l'espansione, l'espansione del seminterrato. Penso che queste qui non arredate siano le espansioni. Carina. Veramente molto bella. Però la trovo troppo grande. Quindi eventualmente potrebbe diventare la mia casa, però giusto questa è qualche piccola stanza, perché non mi piacciono le stanze troppo larghe. Allora là si sale, qui c'è un altro lato, ok, che forse è lo stesso di prima. Ah, qua cosa c'è? Così, un soppalco. Bellina, 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 vediamo qua e poi saliamo sopra così vediamo anche quella. Ok, no, là sono due lati. Un lato a sinistra e un lato a destra. Poi c'è il sotterraneo e qui c'è il piano superiore. Ah, qua c'è intanto un'altra stanzina. Mamma mia, quante stanze. Poi mi perdo, capito? Oh, ma saliamo. Cavalca. Ok. Ah, vedete, tipo a mansarda. Molto bello. Molto bello, sì. Ok, va bene. Allora, esci dalla casa e andiamo a vedere l'altra casa. Quindi... andiamo a comprare tutto, perché ne ho vista una potente, ragazzi. Ed è il palazzo collinare ampliabile. Vediamo com'è. Allora, intanto lo facciamo sempre in rosa antico. E abbiamo il primo piano. Quindi questo è così di base. C'è solo un locale. Poi c'è il primo piano che metteremo. L'estensione laterale, praticamente tipo a sinistra. E l'estensione... alla ovest. Ah, vedete, guardate. Ma io ti pare che l'avevo visto lì. Ah, c'è l'anteprima. Sono un'idiotina. Un'idiotina. E mettiamo anche il seminterrato. Finito. $4,400. Costruisci. Vuoi comprare? Sì. C'è qualcuno, non so chi era. Allora,
Vediamo com'è da lontano. Ma questo era Rosa Antico, sì. Molto carina. Molto carina. Sì. Ah, c'era una che era la sala feste, ora che ci penso. Allora, cos'è questo? Una cascata. Bellina. Ma questo è tipo più elegante. E chissà se ci sono nuovi mobili. Ci saranno nuovi mobili secondo voi? Ora andiamo a vedere. Comunque vabbè, vedo un attimino così molto velocemente, magari vi metto in velocità per guardarla, se no perdiamo troppo tempo. Saltiamo. Qui c'è il piano superiore. Vabbè, di base non è che si capisce molto, eh. Ah, e qui è quel lato. Vediamo se usciamo dall'altro lato. Vabbè, comunque c'è anche il seminterrato. Sì, infatti, siamo usciti da là. Chissà se c'è un'entrata per il seminterrato. No, sempre dall'interno. Comunque, molto carina. Molto carina, però l'estetica mi piace davvero tanto. L'interno, per carità, non è brutto, ma come sapete a me non piacciono molto le case troppo grandi. Direi adesso di andare ad acquistare quella con i Robux e vediamo com'è. Quindi acquista questa, palazzo di lusso ampliabile. Avanti. Ah, però almeno le espansioni sono con i soldine. Con i soldine. Scusate, non capisco. Ah, la dobbiamo sbloccare. Ok, ok, la dobbiamo... Prendilo subito. Ok. Vediamo. La prendiamo. La tua casa è stata rinnovata. Fantastico. Ma io la vorrei... La vorrei mettere. Perfetto, ecco qui. Andiamola a vedere. Entriamo un attimino giusto, almeno in questa. Vediamo com'è. Allora, entriamo. Vedo due case, una cassa gigante. Allora, è molto piccola. Che cos'è questo è? Mi era comparso una cosa. Ah, la lampada, penso. È piccola. È piccola. Ok, mi piace questa cosa. Ha un ascensore, ma noi non possiamo andare da nessuna parte, penso, perché non abbiamo il piano superiore, giusto? Sì, infatti. Primo piano. Il primo piano c'è? No, è quello lì. Ok, quindi usciamo e andiamo a comprare le espansioni di questa che... A quanto ho capito sono in soldini, in bucks. Vediamo. Allora, intanto mettiamo la rosa antico. Oh, questo qui, vediamo, conferma. Questo mi piace di più. Sì, poi... no, però io volevo... Non capisco come si ottengono queste. Allora... Come faccio a espandere questa casa? Espansioni! Scusate ragazzi, sono un idiota. Ce l'avevo davanti! Ok, andiamo a prendere tutte. Quindi ci aggiunge la sala per la festa, quella a destra, molto carina. Il primo piano est, il primo piano ovest e il seminterrato. Ecco qua l'anteprima. E la confermiamo per altri 3.450 soldini, un casino. Guardate che bella, questa è veramente molto bella di fuori, eh. Andiamo, entriamo e guardiamo com'è cambiata. Quindi intanto di qua mi si apre, ma è pure arredata. Wow, ma questa cos'è? Ma è la sauna, è tipo la sauna, o no? Boh, non lo so. Saliamo, cavalca. Qui c'è pure la piscina. Secondo me è la sauna quella. Una piscina. Scusate, non so che cosa stavo dicendo perché ho interrotto un attimo la registrazione. Ah, qua c'è il seminterrato. Ok. Ok, vedete, questo mi piace. Nel senso che non sia effettivamente troppo grande. Quindi quel piccolo seminterrato io lo apprezzo perché appunto è piccolo. Allora, tutto sommato, questa casa non mi sembra gigantesca. Scherzavo, ragazzi. Questa è una vetrata. Ah, io non ho fantasia, non ho molta fantasia. O comunque mi ci dovrei mettere. Però secondo me con questa casa potrebbe venire una casa bellissima. Questa è un'altra ala. Ho già arredata, non l'abbiamo vista, sì. Ragazzi, veramente, veramente molto bella. Sì.
E voi che cosa ne pensate? Avete visto queste case? Magari non avete avuto la possibilità di acquistarle tutte e vedere tutte le applicazioni, mi sta venendo gli ampliamenti, ce la posso fare? Quindi fatemi sapere, spero che vi sia stato utile questo video, perché comunque così sapete magari su per cosa andare a risparmiare i soldini. Queste qui sono le case che potete acquistare. Ce n'è una effettivamente con i Roblox, che è questa. Però devo dire che anche le altre non sono niente male, cioè io sarei comunque contenta con una di quelle. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento, spero che non ci sia nient'altro. Avevo notato anzi una cosa che mi sono... Qui c'è scritto 8 giorni con dei punti interrogativi, che cos'è? È una cosa che arriverà, un nuovo aggiornamento o è qualcosa che già c'è stato? Non lo so, scrivetemelo voi sotto nei commenti, perché magari è una cosa che... già sapevo, non lo so, ditemelo voi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!